Amici dello Scorpione, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andiamo a vedere come sarà per voi il mese di luglio 2021, tutti coloro che hanno il Sole, l'ascendente al segno lunare nel segno dello Scorpione. Vi ricordo che anche voi andate a integrare questo taroscopo con la Luna, l'ascendente. Andate ad ascoltarlo, giusto per capire un po' quali sono le energie anche per la Luna e il vostro ascendente. Molte volte può capitare che sia un po' contrastante su quello che si dice. Voi seguite ovviamente quello che vi ispira di più riguardando il vostro momento. Ognuno si deve cucire questi taroscopi dentro di sé o è la propria esperienza. Queste sono stesure generali, come dico sempre. Se volete delle informazioni per un consulto privato, inviatemi una mail che trovate in basso in descrizione. O prenotatelo direttamente sulla mia pagina web. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanina, condividete, lasciate un like per dire che siete passati di qua. Grazie, grazie, grazie. Andiamo a vedere quindi, amici dello Scorpione, come sarà questo mese di luglio 2021. Faremo il metodo dei chakra, quindi partiremo subito con il primo chakra. La nostra stabilità, situazioni insomma che devono essere un po' risolte nella nostra vita, equilibrare le nostre radici, quindi tutta la nostra parte bassa del chakra. Andiamo a vedere il lotto di coppa. Qui c'è un po' forse di solitudine, vedo che probabilmente ci saranno realtà in cui lo scorpione preferisce evitare in questo mese di luglio. Secondo me è anche questa carta a me non è mai dispiaciuta in realtà, l'otto di coppa, perché non so se avete presente le altre carte, un uomo che si isola in una montagna, che forse ha bisogno e ha voglia di un attimo stare per i fatti suoi. Potrebbe essere una pausa nella vita così frenetica, nei pensieri così frenetici che abbiamo. Ricordatevi che è una coppa, quindi sono emozioni che forse bisogna evitare in quel momento. Le coppe però sono tutte alzate, quindi non è che c'è una rovina, un qualcosa che ci sta buttando giù, forse semplicemente abbiamo bisogno in questo periodo di staccare la spina. Vedo che luglio sarà il mese ideale per moltissimi voi dello Scorpione per dire basta, forse questa è la soluzione migliore, quella di lasciare che le cose un attimo fluiscano anche come devono essere, senza spingere troppo, o forse avete già spinto, avete risolto, avete detto, avete già parlato. E questo nel primo chakra dico: ho bisogno di me adesso, è come se questo personaggio ha bisogno di te, ha bisogno di ritrovare un po' se stesso, un po' di voi, no? Siete un po' voi in questo momento. Non è un male, ogni tanto isolarsi dal mondo, anzi fa benissimo perché ricaricherete le energie ed è quello proprio che l'otto di coppa fa, ricaricare un po' le proprie energie. Quindi credo che questo potrebbe essere, vedo che sarà un mese importante proprio per stare un po' verso isolati, probabilmente, no? Verso se stessi. Sette di coppa nelle questioni di lavoro, forse anche questioni di lavoro che vi stanno un po' mettendo in crisi, avete paura che ci siano situazioni che forse sono un po' complicate, avete delle confusioni, diciamo, sulle questioni mentali, quindi scusate, sulle questioni pratiche, dovete fare delle scelte importanti e non sapete in realtà come agire al 100%. Quindi ho la sensazione che questo 7 di coppa possa in qualche modo farvi perdere un po' la strada, o probabilmente avete così tanti sogni, così tanti desideri da raggiungere, che questa cosa vi fa un attimo, vi rende un po' non chiari sulle questioni pratiche proprio della vita. Se qualcuno sta cercando lavoro in questo periodo, potrebbe essere che ne arrivano a 2 o 3 di proposte, siete un po' confusi da dove andare, cosa fare prima, quale scegliere. Seguite un po' il vostro istinto, ovviamente anche il pagamento, questioni magari che sono più pratiche della vita, ecco, quindi guardate attentamente anche se è un posto lontano, se magari fa per voi, se dovete viaggiare, poi dipende da come siete voi, no, nella vita. Allora, andiamo a vedere invece i propri sentimenti. Allora, il terzo chakra, abbiamo il successo. Chissà se qualcuno proprio ha bisogno di isolarsi per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, ritrovare quella spinta emotiva, energetica che forse si era persa da un po' di tempo. Ecco perché questa carta nel terzo chakra è veramente bella, perché ritrovate un po' quell'equilibrio dentro di voi stessi. Qualcuno deve perdonare se stesso.
Perché forse dirà, ma cosa hai fatto? Ecco, chiedetevelo a voi stesso e dite scusami, 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 guardatevi allo specchio, non sarà mai più fatta questa realtà. Andiamo a vedere il quarto chakra che secondo me è il più importante, la luna. È perché siete in una fase dove state contemplando alcune situazioni. Qualcuno potrebbe essere vittima di bugie in questo momento, in questo mese, quindi qualcuno potrebbe essere, non, ci sono situazioni non proprio chiare che purtroppo, oppure... Questa luna fa capire che verrete a scoprire qualcosa. Andiamo a vedere. Voglio prendere un'altra carta. Lo faccio perché voglio capire se sono situazioni. Questa è la carta della temperanza. Chissà, forse venire a scoprire qualcosa per riequilibrare nuovamente il tutto, per rimettere finalmente in gioco. Che ne so, avete la sensazione che qualcuno vi ha tradito? Forse vi verrà detto di sì, ma questa cosa vi aiuterà comunque in qualche modo a capire chi sia davanti. Ecco perché c'è questa carta dell'otto di coppa. Forse io ho bisogno un attimo allora di tagliare i ponti con questa persona, andare magari oltre, oppure magari questo potrebbe, per esempio, state frequentando una persona che è molto misteriosa, che non si fa capire, e questa persona vi dirà cose, forse non proprio un tradimento, ma forse vi dirà cose di lui o di lei che finalmente capite il perché è così. Cioè, insomma, vi potrà spiegare situazioni molto che magari erano state nascoste fino adesso e che vi permetterà di dire, ah, ho capito allora perché questa persona è così. Voi però mettetevi l'anima in pace perché voi non avete sbagliato, non capirete che dice io non ho fatto nulla di male, quindi alla fine vado avanti così come sono, no? Andiamo a vedere nel vostro quinto chakra, nella vostra comunicazione, andiamo a vedere l'universo, qua... Siete fermi su qualcosa? Sì, credo che moltissimi, soprattutto nei sentimenti, qualche scorpione sta veramente vivendo un momento dove vuole la verità. Questa verità verrà detta, verrà detta. Sulle questioni, lavorative, questa è una carta importante perché, dovete decidere. Anche il vostro ruolo, per esempio, qualcuno sta facendo dei lavori extra con queste carte e mi rendo conto che sono molto pesanti. Ecco, dovete darvi un attimo un limite, no? Perché il vostro corpo può essere pure che ne risenta. Quindi, in qualche modo, rimettetevi, tra virgolette, mettete un attimo, cioè, insomma, un po' di ordine negli orari, nelle cose. Forse dovete parlare con qualche collega. E qui invece nelle questioni sentimentali, ma anche di amicizia, di persone intorno a voi, dovete essere un po' chiari, come finalmente qualcosa verrà detta, verrà riscoperta. Sesto chakra, quindi la nostra visione futura, il nostro voler guardare sempre avanti, l'asso di coppa, meravigliosa, perché in realtà questa situazione, quello che volete è che le vostre emozioni fluiscano nuovamente. Voi non potete stare incatenati ad una realtà che è troppo insicura. Quindi questo asso di coppa mi fa pensare che questo vostro atteggiamento, anche un po' strategico, e fate bene di allontanarvi, di stare zitti, tanto le persone alla fine vi diranno tutto, come si dice, i nodi vengono al pettine, no? Vi permetterà poi di fluire nuovamente, di fluire, di ritrovare veramente qualcosa, vedete, il matto, quindi ripartire da capo. Di ripartire da zero, carta nascosta, l'appeso. È un momento per studiare, per sacrificare un po' di noi stessi. E qui c'è una ripartenza, perché dentro di voi la vostra sensazione, quindi nell'inconscio, nel settimo chakra, è quella di dire: io voglio vivere le mie emozioni, io voglio essere tranquillo, non posso stare diciamo, con delle catene al piede se non mi posso muovere. E questo sarà il mese in cui finalmente sentirete questa sinergia. Risolvendo ad uno tutte quelle che sono questi piccoli, diciamo, misteri, chiamiamoli così. Andiamo a prendere una carta del cuore, andiamo a vedere cosa vi esce per voi, coesione, e questo vi permetterà in qualche modo anche di essere forti, di fluire nuovamente in quelle che sono, vedete, la fontana, qui qua c'è un'altra fontana, quindi fluire nuovamente nelle emozioni, quello che voi volete nuovamente, ma anche nei sentimenti. Per esempio, se siete in coppia e state frequentando qualcuno, questo è il tipico mese dove siete un po' confusi perché fa così, perché non fa così, poi però vi calmerete, perché dite, no, io non posso essere così, non posso vivere in questo modo. Questa persona vi parlerà chiaro, vi dirà alcuni passi che lui sta facendo, lei sta facendo per mantenere, diciamo, una calma. Viene a pensare ai rapporti extraconiugali.
E questo vi permetterà in qualche modo, forse questa persona vi dirà di quelle frasi giuste che vi permetteranno nuovamente di respirare, di vivere in maniera molto più, come posso dire, più equilibrata. Allora, andiamo a vedere queste carte degli angeli. Qual è la vostra carta? Chiedi e riceverai. Con il mondo, proprio nella comunicazione, dovete parlare, chiedere anche all'universo, molto spesso, perché riceverete molto, quindi state un po' più attivi, cioè parlate proprio chiaro, scrivete quella lettera, scrivete quel messaggio chiaro dove magari verrà detta una verità scomoda ed essere proprio chiari e dire basta, magari, no? Se ci sono situazioni. Dall'altra parte vi faccio capire, vedrete che se c'è interesse questa persona farà di tutto per tenervi. Sì o no? Andiamo a vedere una domanda del sì e del no anche per voi, scorpioni. Andiamo a vedere, serpente, attenzione alle malelingue, non è ancora un no, l'albero, sì, è un sì, però mi dice che dovete fare attenzione a quello che dite a voi stessi, questo potrebbe essere autosabotaggio, oppure comunque delle chiacchiere, queste sono chiacchiere molto fastidiose, c'è qualcuno che comunque si aggira in questo momento che non è molto chiaro, quindi fate attenzione anche a questo, non c'è proprio chiarezza. Siccome c'è la luna e il serpente, attenzione ai tradimenti. Forse lo scoprirete qualcuno, ma questo vi permetterà anche di dire: sai che c'è? Vai a quel paese, io vado avanti per la mia strada, perché qui c'è una voglia di rivivere nuove emozioni, ecco. Grazie, amici dello Scorpione, noi ci sentiremo alla prossima. Lasciate il vostro like e il vostro commento. Ciao!